Benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì, ben trovati, buon metà settimana. L'argomento di oggi è il tasso. Oggi parliamo delle varie qualità di tasso, tranne il Manchurian, perché Manchurian richiede un argomento a sé, un video a sé. Oggi parliamo delle categorie più comuni di tasso utilizzate e vediamo dove le utilizzate io e magari si può confrontare anche dove le utilizzate voi di solito. Scusate l'eco in questo bagno, ma non sono nella mia dimora, e quindi parlo da qua. Spero non ci sia troppo eco e le argomentazioni siano chiare. Dunque, io partirei da uno dei tassi che spesso e volentieri viene bistrattato, il Pure Badger, questo Duke 3 che me lo avete visto diverse volte utilizzare. Perché viene messo da parte il Pure Badger? Allora, quando è nuovo, il Pure Badger tende ad avere una caratteristica piuttosto coriacea, ma la mantiene anche nel tempo, perché bene o male il ciuffo rimane. Sicuramente il fusto ha un ottimo backbone e con il tempo si vengono a creare delle doppie e triple punte. Come potete vedere, questo Duke 3 è stato stressato parecchio, non mi sono mai risparmiato nell'utilizzarlo e offre delle caratteristiche in viso piuttosto singolari, perché ripeto, il backbone rimane sicuramente bello sodo e le punte con il tempo diventano morbide, andrebbe quasi a sostituire il tube end, ma dopo lo vediamo. Questa caratteristica, se si ha la pazienza di utilizzare il Pure Badger per un discreto numero di settimane, che va dalle 4 alle 8 settimane, si otterrà un ottimo risultato in viso col Pure Badger, anche se non sono tutti così i Pure Badger, alcuni sono anche di pessima qualità e mantengono purtroppo la rigidità del pelo in punta per molto molto tempo e diventa quasi fastidioso. Andrebbe utilizzato con hard soap, paste dure, sicuramente meno con le creme, perché la crema non ha bisogno di essere erosa, mentre invece l'hard soap sì. Passiamo a un altro invece ciuffo che è preso in maggior considerazione, è il Best Badger. Perché si chiama Best Badger? Perché è il miglior ciuffo, no? A quanto come denominazione, best, il migliore. Ebbene sì, il Best Badger è quello che si presta meglio e ha una visione a 360 gradi sui soap, che dir si voglia, le creme, gli hard soap oppure le paste dure. Il Best Badger è quello che offre le migliori caratteristiche. Il backbone si mantiene piuttosto sodo, guardate anche l'elasticità del Best Badger, a parte che il Pure era bagnato, questo è più secco, però comunque mantiene un backbone nel tempo, diciamo che non diventa, non ha propriamente quell'effetto flappy che invece ha. Hanno altri ciuffi, come per esempio il Silver Tip che vedremo dopo. Quindi il Best Badger è quello che, già lo dicevamo in altri video, è quello che offre le caratteristiche migliori in viso e comportamento tecnico con saponi di ogni genere. Hard, soft per le creme e paste dure. Qui si passa
ad un livello successivo, eh? Magari non esattamente per qualità, ma anche per qualità. E qui abbiamo il silver tip, per esempio, questo è un Frank Shaving silver tip con appunto le punte silver. E lo vediamo chiaramente che la punta è lucente, è silver argento, silver pelo argentato, quindi. Bene, il silver tip si presta più che altro alle creme di sapone, le soft, quelle che noi utilizziamo comunemente sono le Taylor, sono le Geoff Tramper, possono essere altre creme, le Simpson per esempio, la numero 10 mi sfugge il nome, comunque l'avete capito qual è la crema fantastica. Numero 10, eccellente, grassissima. Ecco, il Silver Tip offre il meglio di sé con le creme. Non andiamogli a chiedere di fare lavori che non è in grado di fare e sarebbe sprecato. È inutile utilizzare un Silver Tip per un hard soap perché lo andiamo a rovinare. Non ha le punte di Silver Tip sono morbide, non ha le caratteristiche erosive che deve avere per andare a raschiare la superficie di un hard soap. L'hard soap è hard soap, cioè è inutile andare, che ne so, a grattugiarlo e a fare la pasta dentro la ciotola. L'hard soap purtroppo ha queste sue caratteristiche, purtroppo deve essere così, e quindi occorrono strumenti per andare a raschiare la superficie. Il silver tip non è il suo mestiere, fare il lavoro dell'arrotino. Eh? Per l'hard soap c'è il pure badger. Silver tip lo suggerirei esclusivamente per le soft, eh? Le creme. Le comunissime creme che noi utilizziamo. Altro ed ultimo pennello dalle caratteristiche tecniche eccellenti, più volte è stato scelto da diversi rasatori, abbiamo Sua Maestà Tube Band. Tube Band in sostanza. Che cosa ha? Il fusto nero, il fusto del ciuffo nero e le punte, quindi il fusto ha un backbone piuttosto rigido, mentre le punte sono morbide, eh? E lo possiamo vedere perché c'è questa differenza appunto con gli altri pennelli. Questo è il classico Mocha di Yakini, per esempio, il 28. Questo è 26 di nodo, ma l'uscita è 28-30, pauroso il Mocha. Ecco il Tube Band, perché cosa lo possiamo utilizzare il Tube Band? Allora, Tube Band è quello che noi acquistiamo nuovo, è quello che poi potrebbe diventare il Pure Badger se viene utilizzato in una certa maniera. Quindi pensate anche al risparmio che si può avere, a parte che questo Yaki costa la metà, per esempio, di questo The Duke 3, eh? Ma comunque mettendo i ciuffi a paragone, pensate che ci sono dei Tube Band che costano una fucilata, eh? Una fucilata nel cuore. Ebbene, il Tube Band ha le sue proprietà di fusto rigido, però ha le punte morbide, quindi per esempio per l'hard soap già mi crea dei problemi. Non lo vedo proprio esattamente a 360 gradi il Tube Band, però si avvicina molto per esempio al comportamento del Best Badger, pur avendo il compromesso del fusto rigido e le punte più morbide, questo sì. Però io rimarrei sui Tube Band di medio prezzo, cioè non andrei a spendere 300 o 400 euro per i Tube Band.
Cioè, parliamoci chiaro, uno che compra uno Shave Mac, tanto per fare un esempio, ma non è che Shave Mac non ha bisogno né di pubblicità e neanche di che qualcuno ne parli male, eh? Un grandissimo brand. Per esempio, per un Tuband, io ho il Silver Tip e l'ho pagato 280 euro, 3 anni fa mi pare. Se vai a comprare un Tuband di Shave Mac, non lo so quanto ti chiedono, ma mi chiedo io, ma ne vale veramente la pena di scegliere un Tuband quando per esempio potrebbe avere delle difficoltà con gli hard soap? Oppure mi conviene comprare un buon Pure Badger e renderlo con le punte che comunque mantengono un grado di erosione e un fusto, un backbone ottimo, e spendere molto meno, piuttosto che accaparrarmi magari un Tuband, non questo che costa poco, relativamente poco, ottimo rapporto qualità-prezzo, piuttosto che spendere 400 euro di pennello. Questa è una buona domanda da porsi. Ma io direi che di aver esaurito più che altro il video, sicuramente per esaurire dubbi e perplessità se ne può parlare, si può estendere l'argomento, si può fare un altro video, per esempio, sul Manchurian. Manchurian, lo vedremo. Vedremo anche il Manchurian e vedremo un po' le caratteristiche. Spesso e volentieri mi avete chiesto anche di parlare di cavallo. Ebbene, io di cavallo non ne ho tantissimo come pelo, però se ne può parlare, sì, assolutamente sì. Ma diciamo che i cavalli che ho utilizzato sono i Semog, mi pare. Sì, Semog Barbershop, il Semog Barbershop, che ha delle caratteristiche di backbone pure troppo forti. Quello è tutto un crine di cavallo, durissimo, bianco, bellissimo. Vi saluto, vi auguro buona serata e buon seguito di settimana. Noi ci vediamo sabato per la solita recensione. Grazie per la compagnia.